Nicola Panna. Il direttore generale della Versa Normanna, Nicola Panna. Preso 4 punti su 6 al Perugia, ho vinto nella metà, dovreste giocare sempre contro Perugia. Assolutamente non ci possiamo lamentare, anche per, se penso, mi auguro che sia d'accordo con noi che non abbiamo rubato assolutamente niente, e all'andata è tenendo presente anche che... Bisogna anche tenere presente che ci avevamo parecchie defezioni, siamo soddisfatti, ma il nostro programma è di raggiungere la salvezza evitando il play-out, quindi noi ci auguriamo di riuscirci. E auguriamo soprattutto al Perugia di affrontare nella categoria superiore la piazza che merita per altri partiti. Senza quei 6 punti di squalifica sareste anche eliminati? Noi non ci abbiamo, abbiamo un punto. Assolutamente no, 6 punti non sarebbero. Direttore, allora 2 acquisti, Zampaglione e Signorelli, che sono partiti dalla panchina. Giocatori che devono ancora raggiungere la forma. Vabbè, ma anche per una forma di rispetto verso chi ha giocato fino adesso, insomma, era giusto che partissero dalla panchina, anche perché c'era Zampaglione che aveva qualche piccolo problema fisico, e noi cerchiamo di recuperarlo per domenica prossima, che è una partita abbastanza importante per quello che siamo. Per questi qua mancavano anche altra gente. Un risultato che noi dedichiamo completamente alla città di Aversa, che ci è sempre vicino, ci auguriamo che adesso cominciamo a seguirci con questa città. Una squadra che ancora una volta, insomma, ha avuto un'identità diversa dalle precedenti, sia a centrocampo che in attacco. Oggi ha giocato Luca e della Perugia. Stamattina leggevo l'intervista del signor Battistini, quello del Perugia, che nella quale lui diceva che noi avevamo sempre fatto la più buona squadra anche così. Perché è così, che noi con Perugia, con Caranzaro, con Chieti, con la Venezia, con la Paganetti, abbiamo fatto delle ottime partite. Anche oggi, questa sera, anzi, abbiamo fatto una gara e i miei complimenti vanno al mister, allo staff tecnico, tutti facciamo lo spirito di aggregazione che mettono per questa sera. Centrocampo che oggi mancava di un giocatore importante, Marano, che... Marano Vecchione, quindi ci avevamo gastato non stare in perfette condizioni fisiche, ci avevamo qualcun altro non stare in perfette condizioni fisiche, comunque il risultato che ci dà una grossa soddisfazione, i sacrifici che fa la società, insomma, chi meglio di te sa che non ci abbiamo grosso tempo, non sappiamo più che fare per far tornare la gente allo stato. Direttore, il mercato della Versa Normanna è chiuso oppure ci possiamo aspettare qualche altra cosa? Ma noi purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che possiamo fare. Facciamo noi di spezzatelli e ci sono dei grossi sacrifici per portare questa squadra avanti. Se ci capiterà una buona occasione, entro fine gennaio, certamente non ci diremo. In quale reparto? Lo valuteremo tutto a caso, dopo settimana forse faremo un subito tempo che decidere che non possiamo fare qualche destra. Senza nulla togliere alla Versa, che ha meritato sicuramente il punto episodio del rigore, almeno quanto ci hanno attribuito da Sport Italia, quindi è stato un difficile. Ma anche noi abbiamo preso sbaglio. Quindi le cose si bilanciano, io penso che il pareggio sia stato più bello, ripeto, Perugia per me già sta in prima divisione e mi fa molto piacere perché oltretutto ho un ricordo un po' particolare, Perugia l'anno scorso io ho collaborato con la Turis, abbiamo perso la finale in Italia, Perugia è una città, è una piazza che merita, che è un'importante.
una squadra la nostra che è stata sconfitta soltanto dalla Paganese tra le prime cinque della classe. Le prime sei della classe. E all'Aquila si è persa a 3 minuti dalla fine. Ma noi all'Aquila, senza esagerare, dovevamo vincere con più di un riscatto. Noi abbiamo perso quasi alla fine. Pagani abbiamo perso, però abbiamo sbagliato un calcio di rigore a proprio dalla fine. Secondo lei come mai? Una squadra che gioca bene su tutti i campi, soprattutto con le grandi, era solo... Invece era una squadra molto giovane, è ovvio che ci sono partite che vengono stimoli particolari, il calcio è una prima direzione, stimoli, quando gioco con grosse piazze, grosse squadre, il giocatore si è obbligato a dare 10 da 100, insomma. Ripeto, comunque stanno facendo dei grossi sacrifici, stanno facendo un grosso campionato. Noi ci auguriamo di raggiungere questa sospirata salvezza del più breve posto. Va bene. Grazie, buon lavoro.